Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba. Gli occhiali da sole ce li ho, Ce li ho. Perché qualcuno nell'ultimo video mi ha detto: ti sei dimenticato di metterti gli occhiali da sole quando hai detto non ho la barba. Ce li ho. Ieri mi sono dimenticato, scusate. Come iniziare? Non so bene come iniziare questo video in realtà. Sono abbastanza preso male, triste. E non si direbbe perché da come parlo non sembra. Però io sono così anche quando sono triste. E seriamente non so bene come iniziare questo video. Parto col presupposto dicendo che ho iniziato a fare un video al giorno a dicembre, premettendo e dicendo e promettendo che in questi video giornalieri mi sarei aperto di più, vi avrei fatto vedere di più la mia... Ok, così si vede, va meglio. Era troppo vuoto. Aspetta. Avrei condiviso, stavo dicendo che avrei condiviso di più la mia vita, vi avrei fatto entrare di più nella mia vita e quindi è successa una cosa e mi sento in dovere di parlarvene. Spero di non aver nessun robo bianco per la faccia perché mi sono appena fatto la maschera. Inizio col dire che questo periodo è abbastanza stressante per la mia vita perché ogni giorno registro qualcosa, registro un video, cerco sempre di portare nuovi contenuti e non è assolutamente un peso per me, anzi mi fa piacere. Secondo me il fatto che io abbia iniziato a fare un video al giorno è anche perché mi piace costantemente avere la soddisfazione di vedere qualcuno che sta bene guardando i miei video. Oggi purtroppo non farò stare bene nessuno, anzi vi farò stare malissimo per quello che ho fatto, perché la cosa che ho fatto probabilmente non me la perdonerà nessuno. Non so neanche se lo terrò questo video, perché secondo me è gravissimo. Comunque stavo dicendo, arrivo da un periodo che è molto stressante per la mia vita, perché essere dietro a tutte queste cose non è facile, perché io pubblico un video, il video va bene, io sono contentissimo, però mi devo concentrare già sul prossimo. Se qualcuno sta pensando che io voglia smettere di fare un video al giorno, no, mi state sbagliando. Continuerò, domani ci sarà un nuovo video, dopodomani ancora, non ci si ferma, non ci si ferma. E non sto neanche cercando di giustificare quello che ho fatto dicendo che sono stressato, perché faccio un video al giorno, anche se mi ha portato a fare questo. Ho fatto un gesto ignobile, un gesto imperdonabile, ero anche un po' giù di morale. Sto cercando di trovare tutte le giustificazioni per il gesto che ho fatto. Voi mi vedete sempre felice, contento, col sorriso stappato in bocca. Mi vedete come il barbuto, ma non ha la barba. Quello che vi strappa la risata, no? Quello che vi strappa la risata. Oggi purtroppo toglierò il sorriso a tutti. Oggi non sono dell'umore per portarvi un video. Oggi era programmato in realtà un altro video perché comunque mi sono portato avanti. Perché sennò fare un video ogni giorno sarebbe stato un casino. Si rischia anche di perdere magari un giorno se qualcosa va male. Oggi ero programmato un altro video, però mi sentivo in dovere di dirvi questa cosa perché devo aprirmi totalmente al 100% con voi, dovete conoscermi a 360 gradi, dovete sapere davvero chi è Giuseppe Barbuto che non ha la barba. È un mostro. Penserete questo dopo che vi dirò quello che è successo e quello che ho fatto. Comunque, non voglio dilungarmi troppo, anche perché questo non sarà un video lungo come quelli che faccio di solito, ma sarà un video breve, coinciso. Cercherò di dirvi il più veloce possibile quello che ho fatto. So che siete lì che dite, o magari avete tirato avanti il video e dite, ma questo ancora sta parlando? Cosa cavolo ha fatto? Ora ve lo... Allora, come tutti sapete, dicembre è composto da 31 giorni, 23 giorni prima della vigilia, 24 giorni prima del Natale. Perché vi sto dicendo questo? Perché molte persone, compreso me, per arrivare al giorno di Natale, comprano un calendario dell'avvento e lo aprono giorno per giorno. Ieri sera, in un momento di buio totale nella mia testa, in un momento di fragilità, in un momento che non mi è mai successo in 20 anni di vita di fare una cosa del genere, è successo. Va bene. Ve lo dico. Quindi eravamo rimasti che alcuni per contare questi giorni comprano il calendario dell'avvento. L'ho comprato anch'io per contare questi giorni. E a vederlo così sembra tutto a posto. Invece no. Invece no, perché sono caduto in una tentazione, in un momento di debolezza. E ho aperto tutte le caselle ieri sera. Mi sono mangiato tutti i cioccolati. E sono mangiati tutti, raga. Me li sono mangiati tutti, non ce n'è uno. Non ce n'è uno. Ora ditemi, ve lo giuro, non ce n'è uno. Guardate, ve le apro tutte. Ora ditemi. Ditemi se questo è o non è un gesto imperdonabile. È o non è un gesto imperdonabile?
Sono arrabbiato con me stesso, sono davvero arrabbiato perché questa cosa non doveva succedere. Io l'ho comprato e ho detto lo aprirò giorno per giorno, invece no. Ci sono cascato ieri sera in un momento di debolezza, hashtag un momento di debolezza, quel barbuto senza la barba è caduto, è ceduto, ha ceduto. Per affrontare questa cosa, per guardare sempre il lato positivo del bicchiere, no, il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, vedere sempre il lato positivo delle cose. Sono nervoso, mi vedete, sono nervoso. Ho pensato, giriamo pagina, dimentichiamo questa cosa del calendario, dell'avvento, aperto tutto in una sera, e trasformiamolo in qualcosa di interessante e buono. Sulla home di YouTube mi è apparso un video, anzi vari, dove c'è gente che apre il calendario dell'avvento e guarda com'è all'interno. Io personalmente non l'ho mai fatto, quindi io c'è ancora un pezzettino di cioccolato. Ora lo apriremo. Mi sono munito di forbici. Mi state mandando a quel paese, state chiudendo il video. Ci siete rimasti male? Pensavate che fosse qualcosa di più grave? È un clickbait, questo video. Lo apriremo. E vedremo cosa c'è all'interno. Ok? Di questo benedetto. Magari troviamo un altro cioccolatino. Questo benedetto calendario d'avvento. Ok, l'ho aperto, eh. L'ho tagliato da sopra, ora scopriamo. Ora lo scopriamo. Questo diventerà un video asino. È una cagata. Pensavo magari ci fosse, non so, una sorpresa. Non lo apre nessuno il calendario dell'avvento. Chi decide di aprirlo, tipo quel Giuseppe barbuto senza la barba, gli facciamo trovare un cioccolatino dentro. Invece no. Non c'è da nessuna parte. Questo è il pezzo di carta, vedete? E questo invece è il posto dove mettono i cioccolatini, quindi è una cosa di plastica. Ora sto molto meglio. Questo era un video sfogo. Avevo davvero bisogno di parlarvene. Non è come state pensando voi, ah, ha finito le idee, adesso che sta facendo un video al giorno. No, no. Iscrivetevi al canale, se siete nuovi iscritti, commentate con hashtag nuovo iscritto. Fatemi sapere se anche voi, almeno una volta nella vita, siete caduti in questa tentazione, avete mangiato tutti i cioccolatini o se sono l'unico. Ciao.